Gennaio, freddo, tempo di carne porcina, come si diceva una volta, quindi il maiale è il re delle tavole e col maiale bisogna pensare alla brovada. È un aspetto, è un prodotto di grande tradizione, però che gli chef attuali hanno innovato. Io ricordo un libricino che ha fatto il consorzio Friuli Venezia Giulia Vede Sapori, dove ha dato come tema ai 20 chef che ne fanno parte: create 20 ricette inedite con la brovata. Sono uscite 20 ricette straordinarie con una innovazione sul prodotto, per cui oltre alla tradizionale di cui vi parleremo adesso trovate la brovada cruda, la brovada fatta in tante maniere, e quindi merita, ecco, vi ricordo, la brovada Friuli Venezia Giulia Via dei Sapori, un libricino piccolo, si chiama Monografie del Gusto. Bene, la brovada è un prodotto solo ed unicamente friulano. Resiste da millenni, sono delle rape messe a macerare, inacidire nella vinaccia, quindi è un prodotto legato al vino, è nato e si è sviluppato solo dove c'era il vino, tant'è vero che voi andate in Carnia, fanno pure la brovada, ma la fanno col mos di pears, la fanno per esempio con le pere, con le mele che vengono, quando vengono fatto il mosto, quello che avanza, nella fermentazione, nella vinaccia, diciamo, negli scarti delle pere e delle mele, vengono messe a inacidire le rape, viene fuori una brovada molto più delicata. Bene, torniamo a quella del vino. Resta da 25 giorni a 2 mesi in macerazione con le vinacce, dove si inacidisce, ed era un prodotto che serviva che poteva essere conservato, perché l'inacidimento dava questa possibilità di essere conservato, un po' come si fanno anche i crauti, anche se si fanno in maniera diversa, e era anche una riserva di vitamine che poteva, che aiutava certamente a superare l'inverno. La persona che più si è impegnata in questo lavoro e soprattutto si è impegnata a far diventare DOP la brovada è Fulvio Mansutti, che è di Pavia di Udine, dove ha un'azienda, ormai è la terza generazione che lavora la brovada. È una persona che con suo figlio segue l'azienda agricola di famiglia, quindi pianta le rape, le tira su e fa tutta la sua lavorazione. È un'azienda dove si può andare a visitare, e grazie a lui, dicevo, la brovada ha avuto un regolamento, sono le DOP, una legge, un disciplinare di produzione che ne regola anche i tempi di produzione, i tempi di uscita sul mercato e tutti gli aspetti che ne seguono, che conseguono. Bene, la brovada è generalmente legata alla carne di maiale. E a me piacerebbe darvi la ricetta che faceva mia mamma, che era una lady chef che aveva intuito come la cucina moderna dovesse essere alleggerita, e lei aveva questa, metteva il musetto come fanno tutti dentro, però la prima acqua la buttava via, scremava, cercava di sgrassare, e ne veniva una brovada molto più leggera, molto più delicata, e una brovada molto più digeribile, che lei poi serviva per bere il tajuto della nostra osteria per cotto, la serviva con una fetta di polenta arrostita. Quindi la brovada poi ha altre tante possibilità, ma lì sta alla creatività di ognuno di voi e degli chef.